Oltre 40 anni fa, al Museo Conde Pezzoli giunse una telefonata, una richiesta d'aiuto da parte di una famiglia torinese che possedeva da lungo tempo due straordinari arredi. Si trattava di due stipi in ebano con lamine in avorio incise. I due stipi erano diventati un problema per la famiglia, perché avendo dovuto cambiare loro sede, avevano cambiato anche la situazione ambientale in cui erano conservati, subendo per lo sbalzo di temperatura e umidità inevitabile un processo di degrado che sembrava irreversibile, ma anche dal punto di vista visivo davvero drammatico. Nell'avorio si erano prodotte una serie di fessurazioni e insieme il rivestimento dell'anima di abete dei due stipi si era improvvisamente, inesorabilmente gonfiato, creando dei sollevamenti e a rischio di stacco dalla base. Sembrava davvero una situazione irreversibile. Si sarebbero perduti due grandi, straordinari capolavori. Gli stipi, come voi forse sapete, sono in realtà erano le cassaforti del tempo, quindi di dimensioni diverse. Questi sono di circa un metro di larghezza per 70 centimetri di altezza. Sono costituiti da una parte centrale a tabernacolo, circondata da una serie di cassetti, alcuni dei quali nascondono a loro volta dei cassetti segreti, destinati quindi ad accogliere monete, medaglie, piccoli gioielli, corrispondenza, la cassaforte del tempo. A seconda delle dimensioni, gli stipi potevano avere anche delle maniglie sui lati che consentivano il loro trasporto seguendo il proprietario durante i viaggi. Ma nel caso di questi stipi, poiché essi non hanno decorazioni sulla parte retrostante, sappiamo che erano in realtà destinati ad essere oggetto di arredo di decorazione all'interno di palazzi sontuosi. La drammatica situazione in cui versavano questi oggetti e la consapevolezza insieme dell'importanza storica che rivestivano e che avrebbero rivestito anche all'interno della casa di Gian Giacomo Polli Pezzoli, ricca di stipi e cofanetti di diverse dimensioni e tra l'altro nella sala nera, un tempo completamente rivestito proprio di ebano, che faceva riferimento quindi al mondo nordico della fine del Cinquecento, inizi del Seicento. Tutto questo ci suggerì la soluzione, o perlomeno un tentativo. La famiglia generosamente decise di far trasportare i due stipi nel museo in un ambiente che avesse umidità e temperatura controllati, dove ancora oggi si trovano nella sala degli stranieri. La decisione presa si rivelò quella giusta. L'ebano lentamente perse i gonfiori davvero spaventosi che aveva e si posizionò sempre più, in modo sempre più aderente alla struttura d'abete che costituisce l'armatura, diciamo, dei mobili. L'avorio a sua volta, molto fessurato, riprese in parte, si chiude, si suturò in qualche modo, non completamente, ma sicuramente in modo significativo. La gioia di vedere questi mobili salvati era altrettanto grande quanto il piacere di poterli condividere con tutto il pubblico. Perché? Perché questi
stipi sono una rarissima testimonianza di committenti che volevano esaltare la potenza e la forza dell'impero asburgico e insieme l'esaltazione della conquista delle Americhe e quindi la scoperta dei nuovi mondi e insieme un omaggio alla vittoria dei veneziani, oltre che del regno asburgico, della Santa Sede sui turchi durante appunto la battaglia navale del 1571.